piace, mi diverto abbastanza ogni tanto, ad esempio, a giocare a Forza Motorsport, non sono cazzi vostri. Se non vi piacciono i videogiochi, frega cazzi della vostra opinione non richiesta, non me ne frega un cazzo, ok? Detto questo, andiamo avanti. Perché no? E benvenuti, bentornati su GoItalia. Oggi voglio tornare su Forza Motorsport per poter un attimo capire, perché io questo gioco, che in parte adoro, spesso volentieri mi ha dato però un po' di delusioni, e voglio provare a vedere, giocarlo oggi con il pad, per capire un attimino quanto è arcade e quanto invece è simulativo. Della macchina è quasi assente col pad, sicuramente. Molto molto meno divertente. Dire che è anche molto più facile col pad portare la macchina al limite. Thank you.
Fare molto meglio, però. Good work out there. We finished P1. Molto 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 peggio con il pad. Ma non avevo dubbi, però. Tattivo andava fatto. Ritengo comunque questo gioco sia troppo arcade, sinceramente. Eh?
classico perché non mi ha mai entusiasmato. Ogni tanto lo porto nel canale perché comunque insomma praticamente anche molto bello, però insomma. The Mugello Autodromo Internazionale Club Circuit is located in the lush Tuscan region of Italy. Sopravvalutato secondo me. Mal ottimizzato perché gira male anche sulla 3080 Ti ad esempio, insomma. Bene, vai. Per quest'altra gara vediamo se deve farne due o tre per questa parte. Macello, andiamo, veloci. Oh.
scendere la scia. Tempo 1:08 intanto. We finished P2. Al circuito Gran Premio di Kyalami. Andiamo alla gara. Oggi sono in vena di polemiche. Riflettevo una cosa mentre sto facendo le prove. Voi non state vedendo nessuno. Va bene, prove un po' una palla secondo me, che non sono vere qualifiche. Questo è il problema di questo gioco. Ma al di là di questo, stavo riflettendo su una cosa, che questo gioco richiede le schede grafiche molto potenti, anche se in realtà basterebbe una Xbox Series X, però molti non hanno addirittura. Io stavo riflettendo su una cosa, un discorso che farà un po' incazzare, perché io comunque sul mio canale non ho censure, nessuno mi dice cosa devo dire, cosa non dire, quindi questo mi piace tanto. Diciamo che ultimamente un po' di colleghi content creator, si parla un po' di videogiochi, si parla un po' di tante cose. Poi vai a vedere, vai a chiedere un po' le schede grafiche che hanno, insomma tengono PC di merda che con tutto rispetto parlando lo capisco, non è facile, voglio dire, insomma le cose costano, per carità, come è normale che ma non è questione di flexare, è questione che magari giustamente
chi sa benissimo quanto costano le schede grafiche, solo le schede grafiche, o quanto costa un PC gaming, che vi consiglio di farvelo da soli perché andate a risparmiare un sacco di soldi. Insomma, parliamo di 1.500, ma anche 2.000, 2.500, fino a 3.000 euro. E beh, questo gioco, signori, è un gioco che per apprezzarlo, anche adesso che diciamo più o meno sta andando su 70 frame, e non è tutto maxato, lasciato tutto nel dettaglio, diciamo, in automatico, diciamo così, però in pre-rendering a ultra, ma lasciando stare insomma questi dettagli che possono o meno interessare, dobbiamo un altro, è che nel momento in cui mi si dice a me non piacciono i videogiochi, oppure io non gioco videogiochi per fare altro, che va benissimo, voglio dire, io ad esempio se avessi la possibilità di girare in pista, io girerei in pista, girerei in pista. Purtroppo non ho fatto la carriera del pilota, mi sarebbe piaciuto, non ho avuto i giusti agganci, io avevo una moto sportiva molto veloce, ma solo portarla in pista significava spendere ogni volta 300 euro, per cui insomma non era cosa. Ma al di là di questo, al di là di tutti i discorsi, c'è da dire una scomoda verità. Il fatto è che se sei un pezzente di merda, non per colpa tua, è chiaro, ma perché purtroppo, anche se un po' pazienti di merda spesso lo siamo tutti, quindi gente che YouTube o fare influencer insomma guadagna dai 40 50 ai 100k, se non anche ai 800k all'anno, quindi se insomma parlo di diciamo pezzi di merda, secondo me magari sono brevissime persone, però a video sono proprio viscidi, come appunto il famoso Molteni, non è viscido, però può magari no, però fa quelle risatine che sinceramente ecco incazzarmi sto pure sbagliato, e comunque vabbè, voglio dire, oh, non è per invidia, un po' sì, io sì, dei soldi che fa sicuramente, però anche fisicamente insomma molto viscido come individuo, secondo me. Comunque al di là di questo, c'è da dire che però non mi potete criticare, cari colleghi content creator, non mi potete criticare che non vi piacciono i videogiochi, semplicemente in realtà è che sulle vostre macchine non girano, che un Game Pass che sta a 10 euro, voglio dire, ce l'avete soldi per un Game Pass, credo di sì, non siete così morti di fame, voglio dire, penso proprio di no, e li vorreste anche spendere, e il problema è che non ci avete le schede grafiche, che non vi gira la roba, e quindi portate le cazzate, parlo di conto che credo costruttivamente, mi dispiace, magari molti loro sono bravi, però siete oggettivamente dei morti di fame, cioè, e state su, a differenza mia che non me ne frega un cazzo, è vero, di avere views e di fare soldi, almeno con YouTube, ripeto, mi interesserebbe fare tanti soldi, ma quella roba che fate voi, che vi porterà a guadagnare 1.000-2.000 euro nella migliore ipotesi, a me non mi interessa. È ovvio che se avessi, per dire, 18 anni senza nessuna opportunità, è normale che YouTube vi offre la possibilità, se sto sbagliato come un coglione, vabbè, riprendiamo un attimo, ok, le retine in mano, il pad, allora, è normale che se avessi, diciamo, la possibilità, no, di tornare indietro e di dire, però,
Ok, faccio YouTube. E magari mi va bene, perché se ti va male non guadagni niente, e se ti va bene guadagni un sacco di soldi, però molti guadagnano poco, vero? Allora dici vabbè, faccio sta cosa, poi dipende, è normale. Però criticare gli altri content creator o comunque uno che fa gaming dicendo a me non piace il gaming, quando invece non è vero che non vi piace, è semplicemente che pure quella mezza partita non ve la potete fare perché il vostro PC non ve lo consente, allora questo mi fa gelo. Ma questo era un messaggio non diretto a chi mi segue spesso e volentieri, ma chi purtroppo mi critica per la serie non portare walkthrough, non portare videogiochi, che tanto nessuno se riguarda. Ok? Prega cazzi. Ok? Ve lo dico in full screen. Mi frega cazzi. Opinioni, cari colleghi, cote. A me frega cazzi. Non me frega un cazzo della vostra opinione. Ok? Non me ne frega un cazzo. Molti di voi sono degli sfigati di me. Okay? Che si faranno le pugnette tutta la vita, io bene o male ho avuto, ok signori, 50 anni ho avuto nella mia vita delle storie, delle opportunità, anche, non dico fighe pazzesche, ma abbastanza fighe, diciamo abbastanza, ho avuto le mie esperienze, non ho avuto successo, sarò un fallito, non sono cazzi vostri, mi piace, mi diverto abbastanza ogni tanto, ad esempio, a giocare a Forza Motorsport, non sono cazzi vostri. Se non vi piacciono i videogiochi, frega cazzi della vostra opinione non richiesta, non me ne frega un cazzo. Ok? Detto questo, andiamo avanti. Perché no, a un certo punto, veramente, cioè, mi rompo. Quindi, insomma, facciamo pure, diciamo pure queste cose. Però, insomma, vabbè, andiamo avanti. Va. Veramente non ho le palle piene, perché non sono neanche hater, cioè li posso definire, non lo so, invidiosi, sfigati, gente che comunque, se a pure avrà successo, non andrà da nessuna parte perché YouTube è saturo. Sì, perché YouTube è saturo, ragazzi, YouTube è saturo, non andrete da nessuna parte. Chi doveva fare i soldi li ha già fatti o li farà, perché aumenterà le views, e chi sta nel sottobosco ce la fa, uno su mille ce la fa, come cantava Boomer, no, roba vecchia, però non è così. Quindi se vi diverte fare quello che fate, fatelo, ma sappiate che la YouTube, insomma, a meno che non avete la fortuna di sfondare, vi pagherà sempre un cazzo. Poi sappiatelo bene. Sì, questo, facciamo quest'ultima gara, poi vi riposterò di là dietro la postazione racing. Io i giochi di guida li guido con il pilota automatico, non so manco riflettere su quello che cazzo faccio, cioè. Sì, magari dovete giocare a difficoltà super esperto, sti cazzi. Mi piace farmi il culo non con i bot, ma con quelli che sbaglio. Questo sì, è vero, sto tirando peggio, no? Sto tirando peggio. Però mi piace giocare in multiplayer, mi piace giocare, quindi, a competere con umani, con altri umani. Allora lì mettiamo i guanti, mettiamo le scarpe racing, insomma, diamo di cambio manuale e si gioca ad un certo livello. La carra, d'accordo? D'accordo?
D'accordo? Perché se no, ok. Però detto questo, insomma, andiamo avanti. Quante gare mancano? Ci facciamo un'altra, dai. Messa a punto, prestazioni. Sto cazzo. Grazie. È veramente, veramente, veramente. Che palle questo. Veramente che palle sta roba. Comunque, vabbè, ragazzi, cioè, su. Andiamo, questa roba la taglierò tutta. Così andiamo da Nürburgring. Andiamo da Nürburgring. La parte in cui insomma insulto chi devo insultare, non la taglio. Loro non insulterebbero mai nei loro canali, nei vostri canali così falsi, che sono più falsi di una, che cazzo ne so, io no, una moneta falsa, una moneta di un euro e mezzo, non so, invento cose a caso, cioè veramente. Del cazzo, esperimenti che faccio sempre, niente, la forma la rimaniamo, va bene, la forma va bene. E rischio ricompensa. Murbering di sera, la frame rate, chissà che se sarà decente o farà schifo. È un po' vecchio scassone qua. We'll be right back.
amicissimo. Amicissimo fatto. Oh, ma che una... vabbè. Vabbè. Adesso li vado a spendere proprio. Fatto che due secondi. Mo te faccio il culo proprio. Vedi che cazzo sono io, stronzo? Mo te faccio il culo, a pezzo di merda. Di effetti nuovi, però devo ancora farci un po' la mano, perché devo usare più che altro per il live Twitch, dopo di conto se tengo gli applausi, se va bene, se mi lasciate o no. Sono anche un po' troppo, ovviamente, sì, pochino sì. Poi tengo questo Alien Planet, così l'ho chiamato, in realtà non so manco che cazzo è la musica, probabilmente. Cazzo è? Da togliere, forse sì. Bella come traccia, secondo me. Metà punta.
cazzo. Sentiamo quest'altra. Beach, tu e la tua penalità, eh? Potenziamento rapido. Beh, comunque è finita, eh. Comunque è finita. Niente di che, si può anche cancellare, insomma. Traccia di merda, quasi. Va bene, va bene, va bene. Continuiamo. Sì, continuiamo. Sì. Ormai è andata così. Così, la musichetta di sto cazzo. Ok, poi c'è questo effetto che non so perché l'ho messo qua sopra. Ma perché? Poi c'ho il bu che spesso mi ci vuole. Ok. Sì, veramente. Lo gioco per esempio. Pensavo che era meglio. Effetto del cazzo pure questo, effetto del cazzo. Everything about Hakone is big. The mountains, the grandstands, the track, and the speed you'll be taking through every section. We'll be right back.
netto vantaggio, adesso non mi prendono più, non c'è modo di vendermi. Ottimo. Gara bagnata, gara fortunata. Vuoi vincere sta gara? Sì, io sì, tu anch'io, bene, a posto. Abbiamo parlato, è stato un dialogo molto costruttivo. Possiamo andare avanti, andiamo avanti così. Vai, vai. Puttana ladra, bastarda. Vai, vai, vai. Veramente. Sei mesi. Ho acquisito tanto know-how, ma anche perso molto tanto tempo. Ho interagito con persone interessanti, ma anche sfigati di merda. E le stesse persone interessanti sono anche sfigati di merda. Capita, insomma, non sa. Per tutti i petti, vero, però. Ok, 5 su 6. Vai,
vola, cazzo, vola. Vola così, vola così, vola così. Vola. Ne abbiamo di più, classe P700, gli altri sono tutti inferiori, quindi sì, non vedo nessun 700, ok, a posto, quindi eravamo avvantaggiati pure dal punto di vista della, del power, quindi va bene così, va bene così, e continuiamo, lo finiamo questa roba di giapponese qua, io sono giapponese, lo finiamo. Prestazioni, pensamento rapido, un cazzo anche qui, allora no, che mi serve, vai. Suzuka, ok, beh, questo comunque è il circuito di Suzuka. The 3.5 mile demanding Suzuka circuit hasn't changed much since it was built as a Honda test facility back in 1962. Ah, ok. E poi le onda, vabbè. Beh, le prove come sempre le salto, quindi ci vediamo dopo. A dopo. Ecco qua, abbiamo finito le prove. Mamma mia, andiamo. Mamma mia. Abbiamo la gara. Pastarella, pastarella. Sessione. Suzuka è tosta. Meno male, ok, finita la wet race. Non mi interessa. Vai, vai. Welk qua Motorsport, non so neanche chi cazzo è Motorsport, reale sponsor reale o meno, vai 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 vai, vai tutto con macchine di Fast and Furious, le andiamo a battere tutte quante, andate a fanculo, vai 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 vai, Fast e sto cazzo Furious, vai vai, occhio 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 occhio. Fatevi dai coglioni che sono più forte. Attenzione! No! Attenzione! No! Sei totale! We'll be right back.
piace qua. Tutti coglioni, pezzo di merda, vai con Mirage. Mamma mia, mi ha buttato giù, non l'ho ripreso e ci ho dato una bella spottellata di ricambio, una testata, pezzo di merda. Vai, ancora non è detta l'ultima attenzione, stiamo ancora arrancando dietro a questo stronzo. Attenzione, potrebbe vincere anche lui, non si sa. Occhio, rimasto più fedele alla
scia alla giusta linea. Attenzione, dai che lo facciamo fuori, figlio di troia, vai, attenzione. No, nodo lungo, lo trovo, nodo lungo. Vaffanculo, è entrato. Vaffanculo, no, non ci credo. Finito. No, c'è ancora un giro, voglio. Ancora un giro, vediamo un po'. Non ancora detta l'ultima. Vai, vai. One more, finish strong. Oh, però mi è piaciuta sta gara perché è stata più tosta ma anche molto veloce. La macchina si comporta bene sul circuito di Suzuka, bel handling, mi è piaciuto l'handling veramente, belle curve, tutto veramente un'ottima gara. Arriva al secondo probabilmente, che non è stato attaccato più tanto, però esce proprio lo stesso. Guarda come si spinge bene, cazzo, attenzione. Vai. La sto mettendo tutta per recuperare la penalità, però non lo so se ce la faccio, vai. Forse sì, assolutamente sì, penso di aver vinto, assolutamente abbiamo vinto, bene, a posto, finito. Well done, we finished P1. E tutti zitti? Guarda! Poi lo toglierò sta roba perché è indecente. Ok, fatto. Abbiamo vinto anche una Lexus 2010 di LFA. Ok. Ma è fatta col pad, va bene così. Va bene. Ok. Quindi leggende giapponesi l'abbiamo terminata. Ok, quindi prossimo evento vetrina premi amatori, ma lo vedremo al prossimo episodio. Un saluto a tutti da Go Italia.